Il Gran Cuore di Napoli ha risposto all'appello lanciato da Casa Infante, la nota gelateria partenopea, che ha deciso di scendere in campo a favore dei bambini del Santo Bono Pausillipon. Si è tenuta ieri pomeriggio a Via Chiaia una degustazione gratuita di gelati, parola d'ordine solidarietà. Obiettivo dell'iniziativa, denominata Con la bontà c'è da prenderci gusto, la possibilità di devolvere una piccola offerta a favore della Fondazione Santo Bono Pausillipon, impegnata nella realizzazione della Casa del Risveglio, un centro di alta specializzazione in neuroscienze per il risveglio dal coma. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il direttore della Fondazione Santo Bono Pausillipon, Flavia Matrisciano, che ha spiegato. Sì, è un progetto che ha avuto dei finanziamenti pubblici, verrà inaugurato a dicembre e l'evento di raccolta fondi di questo pomeriggio ci aiuterà ad aprirlo più velocemente e lì confluiranno i fondi raccolti questo pomeriggio grazie all'impegno di Casa Infante che ci ha offerto questo pomeriggio di solidarietà. Un'iniziativa particolare in un giorno particolare, l'11 settembre. Ai nostri microfoni Mimmo Palmieri, ambasciatore per la pace della Regione Campania, ha sottolineato. È una giornata nella quale ricorre un triste anniversario ed è una giornata che probabilmente ancora di più raccoglie un significato, una sfida che è quello di una raccolta di fondi a favore della Fondazione Pausillipon Santo Bono, che da anni insomma, rivolge la propria attenzione ai bambini, che sempre di più intende in qualche modo essere un polo di eccellenza, di riferimento non solo per Napoli ma per l'intero Mezzogiorno. È stato importante l'impegno della società civile, ma è stato ancora più importante l'impegno delle aziende che sono volute intervenire in questa iniziativa. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Fabio Infante, direttore commerciale di Casa Infante, che soddisfatto ha precisato. Casa Infante è vicina a tutte le iniziative solidali e secondo me è giusto insomma, che le aziende napoletane insomma, si prestano a fare del bene per la città e per il sociale.